La centrale del latte di Cesena apre le porte dello stabilimento per la tradizionale festa del latte. Musica, balli, spettacoli, aria bimbi e degustazioni di nuovi prodotti per una domenica piena di gusto. La festa del latte che torna finalmente, no, di nuovo alla centrale del latte di Martorano. Ecco, un'edizione ricca di avvenimenti oggi pomeriggio. Cosa c'è in programma? Allora sì, siamo tornati finalmente a Martorano dopo 2 anni di assenza e dopo 2 anni di fiera, e in questa bellissima giornata, per fortuna, molto calda, piena di gente, e abbiamo ripresentato, diciamo, alcune cose classiche, e quindi i giochi di una volta piuttosto che il gioco del tappo del latte. Ci sono amici che fanno degustare il nostro latte fresco, e ci sono i ballerini, quindi insomma sempre ricchi di programmi, di emozioni, e finalmente gonfiabili, Bimbo Bell e un sacco di gente che era un po' di anni che non vedevamo qui presso la nostra sede di Martorano. Ok, la vostra proposta è molto ampia e quindi ci sarà un po' di tutto, dal gelato, no, ai prodotti caseari, ma avete anche tante novità quest'anno. Sì, abbiamo lanciato una linea di pasta fresca surgelata che abbiamo, nell'arco dei mesi, soprattutto del Covid, siamo andati a elaborare, quindi abbiamo studiato delle ricette che potessero valorizzare anche soprattutto i nostri formaggi. Siamo partiti da 2 classici che sono un cappelletto ai formaggi e un raviolo ricotta e spinaci, fatti in collaborazione con un pastificio locale, quindi abbiamo cercato di unire il meglio del nostro territorio. E poi anche l'iniziativa benefica, anche quella non è una novità, però quest'anno avete abbinato un prodotto particolare. Sì, abbiamo dedicato l'incasso della vendita del nostro latte 10 lode PS, quindi parzialmente scremato, per la pediatria di Cesena, pediatria a misura di bambino. Ma l'attività benefica non è solo per la pediatria, no? Ci sono tante associazioni che cui voi devolverete i proventi di oggi, e poi appunto anche altre manifestazioni oggi, laboratori didattici. Sì, sì, stanno facendo una diciamo, dimostrazione di come ottenere, di come si ottiene il latte e anche il burro. Oggi avremo una dimostrazione con dei nostri amici agronomo e di Confcooperative. Federico, quindi ha pagato la vostra scelta di puntare sulla qualità? Sì, diciamo che la possibilità, il nostro direttore che oggi manca è arrivato oltre 30 anni fa come tecnico di laboratorio, quindi quando dobbiamo fare un prodotto nuovo, diciamo che partiamo avvantaggiati. In più abbiamo un laboratorio dove ci sono comunque 5 laureati che tutte le mattine fanno l'analisi al latte, e quindi il nostro fiore all'occhiello, che è quello della cura proprio sulla qualità, diciamo che paga anche in questo momento particolarmente difficile. Hai accennato al momento particolarmente difficile, però nonostante tutto il vostro bilancio non è è abbastanza positivo. Sì, a livello di vendite diciamo che finalmente dopo 2 anni un po' difficili, un po' particolari per la chiusura di tante attività che comunque hanno sempre rappresentato un po' il nostro fiore all'occhiello a livello di vendite, siamo ripartiti alla grande. Peccato che siano ripartiti già da fine del 2021, sono ripartiti costi notevoli, e quindi al di là di quello che è il comparto energetico stiamo subendo aumenti su più fronti, perché gli aumenti arrivano dai nostri soci allevatori, e comunque a livello di gestione la stalla costa sempre di più, e sono aumenti molto molto importanti anche per quello che riguarda il discorso delle materie plastiche per l'imballaggio, ma anche il semplice cartone. Quindi insomma si fa fatica, nonostante l'incremento di vendite c'è purtroppo anche questo aspetto da non sottovalutare. Però per il futuro continuerete a investire? Ci sono dei piani all'orizzonte?
Sì, noi non abbiamo mai smesso di investire, anzi oltre al capannone che è qui alle nostre spalle abbiamo da poco anche ampliato il caseificio per motivi sia igienici sia strutturali, quindi non ci stavamo più fondamentalmente negli spazi di prima, abbiamo ampliato la parte a nostra disposizione e non ci fermiamo perché non ci siamo mai fermati neanche nei 2 anni in cui quasi tutto il mondo si è fermato, noi abbiamo comunque sempre continuato a investire per quello che riguarda la qualità del prodotto ma anche la qualità del servizio. Luca, un grande successo anche in questa edizione, ecco, la gente quindi gradisce il latte? Diciamo di sì, perché il nostro è un prodotto a chilometro zero, quindi gli allevamenti sono tutti della zona, il massimo che andiamo è Ferrara dove fanno l'alta qualità, Rimini che sono i più grossi. E quindi il riscontro c'è stato che quest'anno, dopo 2 anni di stop, c'è stato il Covid, quindi giustamente abbiamo interrotto e l'affluenza mi sembra buona. E il nuovo prodotto è il 10 lode parzialmente scremato, che la gente sembra gradire. Vedo che tiene in mano un gioco di una volta, questo cos'è? Ce ne vuole parlare? Questo è un bottone che può girare tanto ed era uno dei giochi per noi bambini e bambine che non avevamo altri giocattoli, quindi in casa bottoni se ne trovavano, e bastava un filo e poi si fa attorcigliare e più si attorciglia e poi riprende, sembra una magia, ma per noi bambini era una gara chi faceva durare di più questo intreccio, perché arriva questo e qualche maschietto un po' dispettoso lo avvicinava ai capelli delle bambine che si attorcigliavano. Una bella domenica qua tutti insieme alla centrale del latte. Lei viene la prima volta o viene tutti gli anni? No, tutti gli anni, però gli altri anni è stato la fiera, era più caldo. Qua si sta bene. Quindi, ecco, è bella. Quindi lei adesso farà la fila per il gelato? No, il gelato no, la piadina è formaggio. E ci sono dei prodotti che lei compra abitualmente, diciamo? Beh sì, sono buonissimi. Verdiano, le 11 fasi del latte, ce le vuole spiegare? Sì, allora io ho voluto presentare queste fasi della presentazione del latte perché sono partito dalla produzione del latte nella stalla. È tutto riferito però al passato, fino agli anni 50-60, nella nostra campagna, soprattutto la nostra campagna Cesenate. Allora, ho cominciato dalla stalla con un po' di oggetti che servivano l'utilizzo della stalla e delle mucche, insomma. E qui ho presentato anche le 2 razze che venivano allevate da noi, la romagnola e la pezzata nera, una da lavoro e l'altra per la produzione del latte. Poi metto in evidenza praticamente le altre fasi che sono quelle della raccolta, della mungitura, la raccolta del latte, poi anche il trasporto del latte che a quei tempi veniva fatto normalmente con la bicicletta che io ho appoggiato qua vicino. E il latte naturalmente, essendo un latte crudo che veniva distribuito nelle case, doveva essere bollito, quindi ho presentato anche la fase della bollitura del latte. Inoltre, siccome il latte veniva venduto anche in latteria, ma la maggior parte in campagna lo comprava direttamente dalle famiglie, dal contadino, dall'allevatore, e quindi ho presentato anche i misurini, perché il latte veniva naturalmente misurato prima di consegnarlo alle case. E le famiglie spesso mettevano dalla finestra un tegame o un contenitore che spesso era il bollitore stesso che serviva per fare bollire il latte. Poi ho voluto mettere in evidenza come veniva commerciato nelle latterie, cioè nelle bottiglie di vetro. Poi ho fatto vedere anche come veniva utilizzato per fare la ricotta. E la ricotta a quei tempi veniva fatta facendo bollire il latte nel camino, nella rola, o nei paolini di rame o in quelli, diciamo, di alluminio, oppure nelle pentole di terracotta. La ricotta si otteneva facendo bollire il latte, poi si aggiungeva o il sale o l'acqua di fratta chi abitava in quelle zone, oppure un po' di aceto, un po' di limone. Poi quando arrivava il momento della flocculazione, cioè della solidificazione della ricotta, veniva raccolta con dei contenitori, con una ramaiola, e veniva messa nelle fuscelle. Fuscelle che venivano fatte spesso dai contadini stessi, fatte cioè con il vimine intrecciato o con la vitalba intrecciata. Poi ho messo in evidenza la produzione del formaggio,
utilizzando sempre gli oggetti che venivano usati a quel tempo, che erano o la terracotta dove veniva messo il latte per cagliare, oppure anche pentole, diciamo, di alluminio. Il latte che era cagliato veniva messo in dei contenitori, cosiddetti casarotti, che ho presentato qui.